Insomma, allora, primo scivolone a Lanciano, un vero peccato, visto che insomma fino a quel momento siete stata una squadra, diciamo, a parte il primato in classifica seguito in condominio, ma comunque una squadra solida, insomma, da rispettare. Che è successo a Lanciano? A noi sicuramente non ci ha fatto nulla. Diciamo che Lanciano è entrato in campo con più voglia di noi, secondo me. Noi il secondo tempo siamo entrati bene, abbiamo poco, solo sono partiti di partenza e basta. Noi adesso voltiamo pagina, che sabato c'è il Varese, che è una grandissima squadra. Durante la settimana adesso ci dobbiamo preparare per questa squadra, che ha un organico pazzesco. Dobbiamo lavorare per fare bella figura sabato. Senti, avete imbrigliato? Senti Armando, io volevo sapere come ti trovi a giocare con il 3-5-2? Io bene, mi trovo bene con il 3-5-2. Io mi allenavo anche a Napoli quando avevo l'opportunità di allenarmi con la prima squadra. Anche con Mazzarri ho fatto in allenamento le partite amichevole, ho sempre fatto il 3-5-2. Poi non ho difficoltà, io mi dice di gioca 3-5-2, gioco 3-5-2, 4-8-2. Però quello... Sì, lo preferisci, sì, per me. Avete bloccato attacchi importanti come Garnana e Novara, adesso arriva il Varese con due giocatori come Paoletti di grande forma e Neto Pereira, che effettivamente sembra un giocatore, insomma, di categoria superiore. Preoccupati, come pensi li dovrete affrontare? No, come abbiamo fatto con Ternana e Novara, dobbiamo avere fame tutti di giocarci la nostra partita, che noi non ci abbiamo niente da perdere. Sono loro una squadra fuori, un organico forte, anche noi, anche per i nostri compagni, però noi dobbiamo pensare a noi stessi e di fare bene. Poi loro sono davanti, hanno ottimi giocatori. Armando, rispetto a quell'esordio dell'anno scorso a Frosinone sembra passato un'eternità. Sei partito a razzo in questa stagione, sei maturato come calciatore e come uomo con questa maglia. Grazie, io con questa maglia il primo giorno me la sono messa addosso già sentivo un peso. Poi all'esordio non ho fatto bene. Poi io credevo in me, alle mie qualità e sapevo che potevo fare bene, che potevo dare una mano a sta squadra che aveva bisogno di me. Senti Armando, un'ultima cosa. Tu praticamente eri come la gran parte dei tuoi compagni, eri esordiente in Serie B, hai mostrato in questo primo scorcio di campionato di valerla tutta questa categoria, ovviamente una categoria nettamente superiore alla terza serie dal punto di vista tecnico. Ecco, tu come te l'aspettavi questa categoria? Cioè, è proprio così come la stai notando o più difficile? La Serie B già è calcio, diciamo. Poi io me l'aspettavo come la sto interpretando. Niente. Senti, quanta sinergia c'è in difesa tra te, Pisacane e Fabbro? Quanta sinergia, quanta chimia? Niente. No, ho capito. Ah sì, è questo che ci fa, è questo che è la nostra forza, che siamo sempre uniti e di dare tutta la nostra, mettiamo tutto in campo, sia per noi stessi, per i tifosi e per questa maglia che c'ha un valore. Armando, in questa settimana abbiamo parlato tanto della convocazione di Zappacosta con la nazionale, è facile immaginare che fra qualche mese possiamo parlare anche di Armando Rizzo con la nazionale, è un tuo obiettivo questo? Sì, a me se mi chiama nazionale mi fa piacere. Adesso penso solo all'Avellino e fare bene con l'Avellino. Perché ti ripeto, qua ogni sabato affrontiamo una squadra una più forte dell'altra.
poi arriva la nazionale, sono contento. E anche perché il viaggio già si era accorto di te l'anno scorso, no? Sì, già. Cercandoti per qualche stage. Sì, sì, già. Già ci sono stato con i viaggi. Ho parlato con lui e niente. Mi tiene in gran considerazione. Poi sta a me dimostrare se sono di quella maglia oppure. Armando è innamorato dei tifosi della Virtus. Sì, perché dal primo giorno ho visto un, diciamo, non stato pieno come quest'anno, ma sentivo un calore forte, perché io ben 12 anni fa venivo allo stadio già con quando fu Avellino Napoli, i tempi di venivo con mio padre allo stadio non mi credevo che un domani giocassi con questa maglia addosso. Poi è arrivato e do tutto me stesso per questa maglia.